Ciao, sono Gaetano, il comandante del 313° gruppo addestramento acrobatico, Frecce Tricolori. Le frecce tricolori hanno il compito di rappresentare attraverso il volo acrobatico collettivo la capacità di fare squadra, i valori, la tecnologia e la professionalità di uomini e donne dell'aeronautica militare. Sorvoli e manifestazioni sono la punta dell'iceberg di tantissime attività svolte dalle frecce tricolori in collaborazione con istituzioni, scuole, associazioni e gli altri interlocutori della pattuglia acrobatica nazionale. Esserne il comandante è per me motivo di grande onore e profondo orgoglio. È il coronamento di un lungo percorso professionale iniziato con l'ingresso in aeronautica militare per la frequenza dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, proseguito alle scuole di volo e culminato con l'impiego nei reparti operativi prima di approdare nella meravigliosa avventura delle frecce tricolori. Assumere il comando ha portato con sé un importante cambio di prospettiva, in quanto ho acquisito la responsabilità di gestire tutta la squadra composta da circa 100 persone che costituiscono il 313° gruppo addestramento acrobatico. I piloti sono la parte più visibile del nostro team, ma dietro di essi prolifera il lavoro di tanti professionisti che operano a terra nei vari settori, dalla manutenzione all'attività di ufficio. Ciascuno di essi contribuisce a rendere possibile la magia del volo dei 10 pony della pattuglia acrobatica nazionale. Nel ruolo di comandante, durante i voli della pattuglia acrobatica sono a terra e ho il compito di dirigere il volo via radio per assicurarne spettacolarità e sicurezza. Crocio, buono il ricongiungimento, l'ultima parte un filo stagnante. Allo stesso tempo ho la possibilità di sentirmi tutt'uno con gli spettatori e vivere le loro stesse emozioni ammirando le evoluzioni effettuate da quegli stessi piloti che, fino all'anno fa, ho avuto l'onore di condurre in volo.